Cos'è già una trentina d'anni a testa? Non è vero, basta, smetti di andare in giro. Amazon Prime per... Video. Amazon Prime Video. No. Se vivessi in Giappone, accenderei la TV solo per vedere la pubblicità. Bim, bim, amici. Dici che sono i suoi capelli veri? Ma non lo so, forse no. Anche loro? No, ti sta figa comunque. Eh sì, non è male. Non dirmi che è un uomo, ti prego. Non dirmi che è un uomo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video. Un nuovo video con le intro. Che schifo le intro. Ma sei pazzo? Perché? Allora ragazzi, oggi sono qua con Leonardo. Che direte, ma cos'è Leonardo? Come mai? Almeno chi è, dai? Ah, sì, chi è Leonardo? Cos'è, mi sembra esagerato. Un canale di YouTube molto seguito, andatevelo a vedere. Ma secondo me già molti di voi lo conoscono. Voglio un hashtag armadillo. Ecco, se non lo conosci mettete hashtag gnocca di bambù. Ma lo voglio un hashtag gnocca di bambù. Dingelo l'hashtag gnocca di bambù con l'accento sulla U. E oggi cosa siamo qui a fare? Qua siamo qui a fare una reaction alle pubblicità. Partiamo, ecco qui. Riconosci questa bambola? Se quelle bambine si muovono. Ok, parlano ma non si muovono, dai. Loro è la Lika-chan. Cosa? Lika-chan si chiama. Io da piccolo avevo la Tania. Non chiedevi perché. Tania. Non chiedevi perché avevo la Tania, che era tipo la Barbie tarocca. Ma io sto facendo un video con tu che avevi la Tania. La Tania che guidava la slitta con l'asp. Sono delle bambole che ti parlano. Cioè, sono delle bambole che ti. No, no, però c'è una maledizione. Tu vendi una bambola ai bambini con una maledizione. E no, la maledizione è arrivata dopo. Ora, se tu butti via una di queste bambole, torneranno per uscire. Tania, se stai guardando questo video, scusami, ti giuro, non ti ho buttato apposta a non tornare. Andiamo avanti. Oh, questo cane l'ho visto in una pubblicità sua, è quello delle caramelle. Questa delle caramelle? Sì, sì. Consomemaici, consomemaici, consome, consome, consomemaici. Ma comunque sei proprio tutta la canzone, sai anche il ballo per caso? No, ogni volta cambia. E viene rapito dagli alieni. Sai che sembra il finale di Silent Hill? Sai che c'è il finale con gli alieni? Sì? Sembra quello che c'è il cane e gli alieni, no? Questo è per pulire la casa. È paragonabile al nostro mastrolino. Cioè, noi abbiamo un mastrolino che ti aiuta a pulire. Loro hanno lo sweeper fatto a persona che ti entra in casa. Devo scegliere tra il personaggio di uno sweeper, un pelato che mi entra in casa senza volerlo, e prendo lo sweeper. Però l'altro mi ispira più fiducia. Cioè, pulirà la polvere. Mi sa che scopa qualcos'altro quello del pelato in casa. Andiamo avanti con un attore che aveva una brillante carriera. Poi si è messo con la Canalis, non so chi ha mollato chi, e adesso è finito per fare. Ah, hai capito che cos'è questa? È il lucerino di Del Piero? No, cosa sta facendo lui? Vernicia. Sta verniciando, cosa ti ricorda? Vernicia cosa? Oddio, brava? Brava Giovanna, brava! È lui! Vedete, in Giappone c'ha più soldi, allora può permettersi di assumere George Clooney per fare la pubblicità di brava Giovanna. Di una birra, cioè lui vernicia per la birra. Esatto, sì. La cosa più strana è, ma come mai non c'è Giovanna? Che senso ha questa pubblicità senza Giovanna? Solo io? Lui che fa la pubblicità da birra mi ricorda Banderas con il pallino bianco. È vero, lui è un attore che ha sprofondato ancora più in basso. Perché? Però almeno ho capito subito di che cos'è la pubblicità. Ma perché non puoi fare un caffè? Cioè, la pubblicità del caffè da noi è uno che va al bar, prende la tazza e fa buonissimo, è buono qui. In è Giappone, buono qui, scusa. In Giappone gente con le ruote. Vabbè, sai che hanno fatto da poco lì la Ferrari, la lanciano quella nuova che va elettrico. Ah sì. Questa non serve neanche benzina. Va, caffè, va, caffè. Io penso che se vivessi in Giappone accenderei la TV solo per vedere la pubblicità. Ma vienimi a trovare in Giappone. Fatta. Bene, a 500 like lui si prende un biglietto prima classe. Madonna, ma sono pochissimi. Infatti, per me e anche tre di voi. Va dai, facciamo 500, dai. Cioè, quelli che mettono like li prendo il biglietto. Ok, quindi ragazzi, siete tutti invitati a mettere like, che vi porterà lui in prima classe col Flixbox. In Giappone, però. Andiamo avanti, che questa nuova pubblicità promette bene con una gnocca di bambù, così, no? Vai, vai. Quanti anni avrà? 23. Chissà. Perché c'è un gremlin? Non lo so. Stanno facendo un appuntamento. Cosa? Io proprio non ho capito di che cos'è. Giappone. Se lui che ha vissuto in Giappone per anni non capisce cos'è una vostra pubblicità. Vabbè.
Però almeno abbiamo capito di che cosa la pubblicità. È Pochi? Sì, Pret. Ok, sono quelli di Pochi Salati. Guarda come inizia bene la prossima. Bello. Classico, trovi in giro in Giappone pieno così di capre. Sì, madonna. Ma guarda che sexy però ste capre, oh. Fa fisico, fa palestra lui. No, anche le altre due, guarda che te. Mi ricorda molto Beep Beep Avaship. Che tra l'altro è anche una categoria di YouPorn. Andiamo avanti. Che gnocchi. È la professoressa quella? Voglio quella professoressa. Allora, io aspetta. Questa di che cos'è la pubblicità? Perché non l'ho capito. Da zero. Ah, cioè, ovviamente. Però, tu professoressa che hai degli alunni di 12 anni e inizi a svestirti in piscina, penso che sia illegale. Ma vabbè, sarebbe peggio se spogliasse gli alunni, scusa. Effettivamente. Insomma, andiamo avanti. Non c'è il latte. Dio mio, sembra un film horror. Questa è fatta apposta vecchia, no? Come stile. Io ho fatto un bel po' di anni in Croce Rossa e non ho mai visto delle crisi epilettiche così. Hai fatto Croce Rossa? Sì. Guarda com'è snodata. Ma dici che sono effetti speciali o... Spero per lei. Andiamo avanti. Oh, che momento. Lui sta per baciare lei. Prendo. Voleva fare la Pochi Challenge. Tipo sì, infatti. Ah, queste sono le Perfume. Queste già hanno una trentina d'anni a testa. Non è vero, basta, smetti di andare in giro. Sono le Perfume, quelle che facevano. Non ce l'ha fatto un remix J-Ax e Fedez l'anno scorso, mi sbaglio. Me lo sono perso in caso. Questa non è giapponese, è... Neanche loro, secondo me. Perché ti mangi ramen, penso, caldo in piscina? E lei va dal tipo che si mangia il ramen. Me? Ah! Sembra quanto doloroso! Ah! Sembra la Parasite, quando si aprono la testa. Schifo! Ah, dolore! Questa qua è Carrie Fam Tamio. Dici che sono i suoi capelli veri? Ma non lo so, forse no. Anche loro? Questa vabbè è la pubblicità di GU. Però capito, se uno non sa che cos'è GU, come cavolo fai a indovinare? Cioè, compagnia aerea, trasporti qualcosa? Di viaggi? No, non fa viaggi e vende soltanto vestiti. Oh. E cosa c'entra con la navetta spaziale? Beh, perché in quel momento Chiari Pam Pam aveva fatto la canzone In Veda e voleva venderla. Ah, quindi mettiamola dentro, tanto chi se ne la pubblicità se ce l'hai vendiamo. In quel periodo era molto famosa. Ah, questo è famoso, no? Sì, è famoso. Ma di ultimo un sacco di attori anche americani vengono in Italia a far pubblicità. Ma come mai? Perché una volta era impossibile sta cosa. Dici che hanno perso soldi adesso così. Ma sì, o saranno pieni di debiti o... Cioè, guarda che per mettersi un cerchiello con gli occhi vuol dire che non è che ti chiamano per tanti film. Ah, però ho già capito di che cos'è la pubblicità, eh. Birra. Il caffè. E lui fa sempre la pubblicità del caffè. È Salem di Sabrina. Perché devi andare sul tetto col telefono? Stai in camera a letto che è molto più comodo. Magari prende meglio, magari è tipo nel nostro paese. Ah, che non prende niente, quindi devi uscire di casa. Sento, sì. Vabbè, questa è una pubblicità per un'applicazione. Gli piacciono un sacco i quiz. Ancora il Cup Noodles. Pieno di soldi Cup Noodles, eh? Madonna. Cioè, per noleggiare un Gundam. Ah, noleggia un Gundam per versare il tè. No, l'acqua calda nel... L'acqua calda mi sembra... Boil Japan. Madonna, fa sembra... Bolle Giappone. Sembra una minaccia, Boil Japan. Un po'. Nissin. Ancora una pubblicità di della Coca-Cola? Che attore apparirà? Attrice. Ah, questo è famoso, questo attore, anche. Io non conosco. Ignoro. Beh, ogni volta che prendi una Coca-Cola arriva lei fuori dalla piscina. No, penso che sia... Ma scusa, ma... Cioè, ma vi rendete conto? In una pubblicità per il caffè c'era la scritta Coca-Cola. Hai sbagliato il distributore. Ma almeno hai pagato l'attrice, almeno pagati una stampa sul distributore. Infatti. Ah, questa la conosco. So anche chi è questo personaggio. Ti sagnocca? Ha delle grandi doti. Ti piace? Quanti anni gli dai? Ti piace? È un po' la Hunziker dei giovani?
Cosa? È un po' la Hunziker dei giovani. Ok, no, pensavo che no, perché ti ricordi che aveva fatto il culo e la sì, Roberta aperta. No, ti sta figa comunque. Eh sì, non è male. Non dirmi che è un uomo, ti prego. Non dirmi che è un uomo. È un modello famosissimo. Ma cosa? Perché? È un maschio. Ma cos'è queste trappole in mani? Se mai verrò in Giappone, non approccio neanche un ciao a una ragazza. Ma questa perché... non è giapponese. Se vengo in Giappone, o parlo a una, un uomo, o parlo a una pensando che sia giovane a 40 anni, o parlo a una di 40 anni e ne ha 12. Infatti è rischioso, però sai, è poi il bello di visitare altre culture. Questa bicicletta ha attaccato le AKB. Perché gli stanno correndo dietro. Esatto, lì fa. Che cazzo dici? Ah, questi riconosco, l'ho incontrati, sono i Golden Bombard. Tra l'altro il cane che parla è famoso nelle pubblicità, cioè spesso e volentieri. Perché è della SoftBank. Ah, ho capito. E vedi che è la SoftBank, infatti. Ah, questa è la pubblicità di Sheba. Sa il cane. Perché gli dà da mangiare il gatto? Non mangiare anche te dopo, Oh mio Dio, hai visto che cibo che gli danno? Beh, Sheba. Dubito che quando lo apri resta così quel cibo. Però questo è il suo fratello maggiore. Cosa? Ah, Nissan. Nissan. Io non voglio sapere chi era il marito della moglie prima. Magari sono, ma secondo me sono fratellastri forse. Questa non so di cos'è. Lo so. Lo so già di che cos'è, di Amazon Prime. Motto motto. Non avevi capito che era di Amazon. Sì, no, di Amazon. Ok, ma perché dovrò parlare così? Carino questo cagnetto. Ma in realtà questo sarebbe uno yokai giapponese, mostro del folklore giapponese, okay. Che ha il corpo di un animale e la faccia di un uomo. Sì, ma perché devi mettere un video così inquietante con un cagnolino? È carino, messa kawaii, kawaii. Queste le hanno fatte passare una volta e poi le hanno tolte per vergogna. Questa qui non te l'aspetti. È Kenny il guerriero, è ma Kenny. Poi c'è un plot twist enorme. Praticamente c'è lui con i bambini, arriva l'altro cattivissimo e lui per affrontarlo cosa fa? Lo sciampo. Perché? Ma queste sì che sono belle pubblicità. Cioè, vuoi mettere altro che la figa che si sveste in doccia? Kenny il guerriero che batte uno a colpi di sciampo. Ma che cazzone, oh. Wow. Io penso che non avrò mai così tanta azione in tutta la mia vita quanto ce n'è in questa pubblicità. È da piangere. Ma questa penso che sia una pubblicità estremamente costosa, tra l'altro. Sì, penso anch'io, penso che ci hanno lasciato un rene, ma ne è valsa la pena. Ce l'avrei dato uno dei miei piuttosto. Era bellissimo. Vabbè, ragazzi, è andata così. E spero che questo video reaction vi sia piaciuto. Posso chiederti il video come li chiudo i miei? Finiamo oggi il video come ci consiglia il nostro Leo, perché lui è un esperto di YouTube. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.